Andrea Strozzi, giornalista del Fatto Quotidiano, che relazionerà sul tema l'insufficienza dell'efficienza. Allora, si sente benissimo. Sto in piedi così mi vedete meglio. Dato l'ora, vabbè, salti convenevoli, ma... Silenzio in aula. Sì, è un ringraziamento rapidissimo a Vittorio e Veglio e la stima che mi hanno dato, perché io sono onorato di stare in mezzo ai combattenti oggi e uso questa parola volutamente. E spero di essere degno di loro e del tempo che mi state dedicando, perché ci siamo conosciuti in queste ore e quindi insomma c'è una bella energia e spero di ricambiarla come si deve. E una piccola correzione: io non sono giornalista, anche se scrivo sul Fatto Quotidiano, sono un libero contributore di idee. Anche oggi cercherò di darvi molto rapidamente qualche panoramica sulle tendenze culturali in atto e qualche sollecitazione anche forte sulle tematiche che ho sentito affrontare oggi, tematiche che hanno a che fare con lo sviluppo e con la sostenibilità soprattutto. E partiamo da un punto fermo, che è una frase forse abusatissima, molti di voi l'hanno conosciuta, penso l'hanno sentita perlomeno, di Kenneth Golding, un grande genio dell'umanità. Lui ha detto questa cosa: chi crede che una crescita infinita possa esistere in un pianeta delle risorse finite può essere solo un pazzo oppure un economista. E da qui partiamo, questo l'abbiamo per assodato. Io ho fatto l'economista, io per quasi 15 anni ho lavorato in banca, facevo pianificazione strategica, capital management, e gestione del personale, compensation, politica retributiva. Ho lavorato per 15 anni in quel settore. Il 29 gennaio 2014 ho guardato gli occhi di mia moglie, ho detto da domattina si cambia, e non mi sono presentato in ufficio, e da lì ho cambiato vita. Oggi vi racconterò quello, ho ancora le cicatrici sulle braccia e nel corpo della mia esperienza precedente, sono 3 anni che vivo come riesco, ma di questo ne parlerò, ma non sarò io la carica del laboratorio, cercherò di farvi vedere, come dicevo, le tendenze culturali in atto, e sono tantissime, e oggi è una di queste. Sì, è che ho tante cose da dire e cercherò di stare nel quarto d'ora. Il passo successivo è questa frase di Albert Einstein, ed è la frase con cui si apre il nostro libro, che trovate in offerta anche all'uscita, che è il nostro perché l'ho scritto insieme a Paolo Armani, è uscito da qualche mese, si chiama Solo la crisi ci può salvare. Noi vediamo nella crisi un momento di ripensamento dei nostri stili di vita, accogliamo la crisi dandogli il benvenuto. E la frase è questa: un problema non può essere risolto dallo stesso livello di conoscenza che lo ha generato, ha detto Albert Einstein. Crediamoci per un attimo, qual è il messaggio di Albert Einstein? Quello di passare da un livello di conoscenza a un livello di conoscenza superiore. Si tratta solo di salire quella scaletta, che sembra facile ma non lo è per nulla. Cosa c'è sotto? Qual è il piano di conoscenza da cui proveniamo? Io l'ho sintetizzato in questa frase, vi dico fra un attimo di chi è. La frase è del 29, del 27. Dobbiamo cambiare l'America da una cultura del bisogno a una cultura del desiderio. Le persone devono essere educate a desiderare, a volere nuove cose, persino prima che le vecchie siano state completamente consumate. Il desiderio deve sovrastare il bisogno. Questo era Paul Mazur, senior partner di Lehman Brothers. I due signori che vedete nella foto sono i due fratelli Lehman. Era il 1927. Questa cultura, che parte con la rivoluzione industriale nel 700, dura per tutto l'800 e dura, ahimè, tutt'oggi, è ciò che ci impedisce di salire quella scaletta. Cosa c'è in cima a quella scaletta? La domanda è: cosa c'è al posto di quel punto interrogativo? La risposta più ovvia è rappresentata da questa immagine. C'è la sostenibilità, c'è l'efficienza energetica, c'è l'attenzione alle energie alternative. Ci sono tutte le parole che sono ricorse anche molto frequentemente nei discorsi che mi hanno preceduto. La domanda provocatoria che vi rivolgo è: questa risposta, la sostenibilità, l'efficienza, è veramente antitetica alla frase che hanno detto Lehman Brothers? O non stiamo piuttosto cercando un modo alternativo per comportarci nello stesso modo di prima? Proverò a rispondervi. Queste sono immagini prese a casaccio da Google Immagini o dai bilanci, vengono dalle copertine dei bilanci di sostenibilità di molte aziende, dell'Eni non se ne parla, bilanci di missione, due belle parole con cui ci riempiamo la bocca. Le parole le potete leggere da voi, non c'è bisogno che le leggi, sono sempre le solite: efficienza energetica, ecologia, attenzione all'ambiente. Mancano tre parole, ci sono tre parole che sono per me dei mantra, che non le vedrete mai. Io sono disposto a pagare chi mi trova un bilancio di sostenibilità in cui compare una di queste tre parole.
che sono queste. Una delle tre l'ha nominata poco fa Solange, quando ha detto: mi accontento di vedere un bel panorama. Accontentarsi non lo dice Andrea Strozzi, lo diceva Tiziano Terzani, toscano. Non parlava di felicità, lui parlava di contentezza, capacità di contenere, capacità di esprimere la nostra pienezza in un perimetro definito. Noi oggi siamo disorientati perché abbiamo abbattuto ogni tipo di steccato, non sappiamo più dove andiamo. Sufficienza, che fa parte del titolo del mio intervento, e limite, che temi cari alla decrescita, al momento della decrescita. Non ci sono queste parole, fanno paura, sono vita dei minori queste parole, nessuno ne parla. Chi ci crede alla sostenibilità? Altra domanda provocatoria. Ci credono questi signori qui forse? Sono gli Amish, no? Sono una delle poche popolazioni che hanno un impronta ecologica inferiore all'1. Ci sono gli Elfi, comunità qua nel Pistoiese, San Luca Pistoiese, qualche decina di persone che ha deciso di nutrirsi, come dico delle volte, di bacche e vivere. Cioè, scelte estreme, scelte molto forti, scelte che non possono essere la risposta, ovviamente. La risposta può essere questa, però, e di questo se ne è parlato. Questo è un denominatore comune che più o meno c'era in tutti gli interventi che mi hanno preceduto. Se partiamo da questo presupposto, che è una semplificazione, profitto è dato banalmente da reddito meno le spese. Applicare in maniera credibile, autentica, i principi della sostenibilità, in sintesi, cosa vuol dire? Vuol dire fare questa cosa, ridurre gli standard di consumo da un lato e introdurre misure di efficienza, di contingentamento e di contenimento delle emissioni. Voi capite bene, qua lo può capire un bambino di prima elementare, che queste due misure cosa fanno? Da un lato riducono il reddito, dall'altro aumentano le spese, e quindi il profitto cosa fa? Cala o cresce? Questo è il motivo per cui sostenibilità e profitto sono due parole che fanno a pugni. Io non crederò mai, mai a un'impresa, non voglio parlare di banche perché non se ne parla, ma un'impresa che parla di sostenibilità è una contraddizione in termini. Profittabilità e sostenibilità sono due concetti che fanno a pugni. Tanti ne parlano, l'abbiamo visto nelle immagini di prima, ma sono cambiate le cose che dicono, non sono cambiate le persone. Le persone sono sempre le stesse. Se cambi tu come persona, ti credo. Il valore della mia testimonianza oggi è che io dal 30 di gennaio ho smesso di percepire uno stipendio, con tutti i rischi ad essi connessi. Queste sono cose di cui parliamo all'ufficio di scollocamento che abbiamo dato vita con altre persone, non oggi. Bisogna fare le cose, non dirle. Non basta più oggi dirle. Siamo nell'epoca in cui devi testimoniare quello che fai. Questo è un grandissimo, questo era Ramon Panikkar, uno dei grandissimi geni della contemporaneità, morto da qualche anno, che cerca di, questo forse è il momento più importante del mio breve intervento, lo leggiamo insieme. La rivoluzione industriale intendeva utilizzare la terra al meglio, ossia al servizio dell'uomo, re del creato. Lui è uno religioso. La moderna ecologia non ha rinunciato a questa idea, ha solo qualificato meglio il concetto. Alla luce dell'amara scoperta che se vogliamo continuare a sfruttare la terra, dobbiamo trattarla meglio. Se necessario ricorreremo al riciclo, certo, ma l'atteggiamento di base resta lo stesso. Ecologia come sfruttamento razionale della terra in quanto risorsa. Siamo ancora all'interno del mito scientista di matrice giudeo-cristiana. Su da quella scaletta c'è questa cosa qui. E fa paura questa. Fa paura. E non ne parlano i politici. Qualcuno ne parla, ma lo vediamo fra un attimo. Non vogliamo fare filosofia oggi. Due cose per le quali ringrazio il professor Marco Morosini, che è un capo dipartimento del Politecnico del Politecnico di Zurigo, con cui sono in stretto rapporto e che mi fornisce tanto materiale, tra cui questo. Numeri. Efficienza contro sufficienza. La linea rossa è l'efficienza, sono i watt per unità di misura della luce. Questa è la Svizzera. Lui vive e lavora in Svizzera. Nel secolo scorso si passa da 300 watt a 4 watt. La linea blu sono i consumi di energia elettrica. Metteteci l'incremento demografico, metteteci il cambiamento degli stili di vita. Questo fa capire che parlare di sola efficienza non è sufficiente. Perché se tu riduci i costi unitari di un bene, la domanda di quel bene aumenta. È sulla domanda che si deve lavorare, non sui costi di produzione. Perché la tecnologia oggi ci consente di fare qualunque cosa. Stesso grafico per l'America, dal 70 degli ultimi 30 anni. A sinistra l'efficienza, qua in termini di energia utilizzata per un dollaro di PIL, a destra l'energia consumata, in termini di BTU, che è un'unità di misura inglese. Una cala, una cresce. L'efficienza da sola non basta.
Questa è una cosa più tecnica, l'effetto rebound in fisica è proprio questo, è l'aumento dell'efficienza energetica abbassa il prezzo dei servizi energetici, quindi aumenta la domanda e il consumo complessivo. L'efficienza energetica da sola non risparmia energia. Queste sono parole sacre. Mettere l'efficienza al primo posto non porta con sé la sufficienza, perché la rende meno necessaria, sono già efficiente. C'è una manzata, c'è... no. Mettere la sufficienza al primo posto porta all'efficienza, perché la rende più necessaria. La parola è ridurre, accontentarsi. Uno dice, ma tanto la Terra è un sistema, non è chiuso perché abbiamo energia solare, adesso qua oggi si parla di geotermia, ho imparato più tante cose oggi. Però c'è una tendenza culturale che dice prima o poi porteremo a avere il fabbisogno energetico soddisfatto quasi esclusivamente con l'energia solare, appena impareremo a stoccarla. C'è l'energia. Intanto è un domani, bisogna vedere quando è il domani, perché siamo già a tempo scaduto, siamo già oltre i supplementari adesso, con un'impronta ecologica di 1,6 e oltre 3 in Italia siamo già fuori. La Terra non è un sistema chiuso, la Terra per l'energia forse, per i materiali no. Questa era fatta la più grande miniera del mondo di diamanti, Mirny, in Russia. 1,2 km di profondità. Dati veloci presi dal libro di Ugo Bardi, la terra svuotata, ve lo consiglio. 10 miliardi di tonnellate di materie prime estratte dall'attività antropica, 10 volte di quello che fa il sistema faunistico. 2,8 miliardi di tonnellate di clinker ogni anno. L'agricoltura intensiva è considerata, in base a molti studi, un'attività parificabile all'attività mineraria. Tante sono i materiali di questi, fosforo, potassio, magnesio e tanti altri. Questo è incredibile, il consumo di suolo. Solo in Italia cementifichiamo 19 metri quadrati di suolo al minuto. Durante il Medioevo è come se cementificassimo tutta questa sala, più o meno. Il mercurio, se ne è parlato tantissimo, poi sono dati a livello internazionale. Nei primi 15 cm di crosta terrestre si stimano presenti 200.000 tonnellate di mercurio antropogenico. Ok? Le risposte, è facile fare le critiche. Tutti fanno le critiche. Chi dà le soluzioni? Pochissimi. E non ho detto che questo mio intervento che sta per finire è ispirato a un lavoro molto bello di Wolfgang Sachs, che è lo studioso del Wuppertal Institute in Germania, e in cui proprio parla di economia dell'abbastanza. Questo è uno dei padri della bioeconomia, che è una disciplina che sta a monte della decrescita. Vado veloce perché ve lo volevo solo far conoscere. E per dirvi questo, c'è un modello teorico coi contro cosiddetti che parla di queste cose, c'è Adam Smith, c'è John Maynard Keynes, citato prima da Solange, con cui chiudo il mio libro si chiude con una citazione bellissima di Keynes, ma ci sono anche persone che da 40 anni, 50 anni parlano di queste cose. Bioeconomia è una parola che è nata nel 71, non è una parola di oggi per fare i fricchettoni, perché dato quello che Dio vende, riportiamole a galla, prima di Latouche, cioè viene prima di Latouche questo, e questa frase che ha condannato la sua morte accademica. È ora di smettere di insistere esclusivamente sull'aumento dell'offerta, perché anche la domanda può svolgere un compito, in ultima analisi perfino maggiore e più efficiente. Ridurre alla fonte, la domanda deve ridursi. La risposta pratica, quindi prima quella teorica, questa è quella pratica soggettiva, questo è un piccolo repertorio molto semplice che ho messo nel libro, piccole cose, piccole buone pratiche quotidiane. Non salvi la Terra, non salvi il mondo con queste cose, salvi te stesso e quindi forse anche il mondo, questo è Gandhi. Però sono piccole cose che si possono fare e non costano nulla. E poi c'è la risposta collettiva, questa è la slide che nei miei interventi, io ho quasi finito, nell'ultimo anno e mezzo da quando ho cambiato vita, ho fatto, questo è il mio 85esimo intervento tra gas, gruppi d'acquisto, circoli arte, associazioni, è la più dibattuta. E ci sarebbe da parlare per 2 ore solo di questa, le tendenze in atto, vi ho detto all'inizio. Ah sì. Incrociate con i bisogni dell'uomo, un po' tipo la piramide di Maslow, no? I bisogni primari fino a quelli un pochino più accessori, come vengono sviluppati nel mondo che abbiamo alle spalle, come saranno sviluppati nel mondo che abbiamo domani, perché il mondo sta cambiando, non ce lo dice la Lilly Gruber, non ce lo dice Bruno Vespa, ma il mondo sta già cambiando. Io sono 2 anni che frequento realtà locali, gruppi di base, associazionismo etico, nella finanza, nel lavoro, nelle malattie, nelle cure delle malattie, nelle tecniche di abitazione. Cambia tutto, non ce lo dico, ma sta cambiando e parte il cambiamento dalla base della piramide. Il cambiamento è fuori dai radar, diciamo nel libro, non è riconosciuto, ma c'è, perché fa comodo non riconoscerlo. Questa è la più importante, la risposta della politica, perché tra noi il cambiamento c'è spesso la politica, purtroppo aggiungo delle volte, o per fortuna in altre volte. Questo è il dubbio filosofico, il culto del limite e la libertà, l'approccio liberale, sono compatibili, sono conciliabili. Perché?
Ma perché è ovvio, il compito della sufficienza sta nel frenare la libertà di chi consuma troppo e allo stesso tempo nel rafforzare quella di chi consuma meno. Chi è che ha le palle per fare una cosa del genere? A livello politico, sto dicendo. Perché in pratica vuol dire fare questo. Vuol dire promuovere la libertà dei pedoni e dei ciclisti rispetto a quella degli automobilisti. Vuol dire favorire la prossimità urbana rispetto ai processi di suburbanizzazione. Vuol dire incentivare l'imprenditore sociale rispetto a gruppi industriali e multinazionali. Vuol dire promuovere la prevenzione rispetto alla carriera. Vuol dire agevolare la cooperazione anziché la concorrenza. Vuol dire tutelare la vita frugale rispetto agli stili di vita opulenti. E vuol dire anche questo, l'ho aggiunto prima, dire ad esempio no alle Olimpiadi di Roma. Ok? L'ho aggiunto prima che lo rifianco a Giacomo. L'ho rifianco a Giacomo, ci siamo messi a parlare a fare due chiavi, dove i 5 Stelle lo fanno questo. Vuol dire tagliarsi gli stipendi. Quindi qualcuno che lo fa c'è. Io credo chi fa le cose non è chi le dice, ma questa è la mia opinione, magari sbagliata. Parole di un visionario, quante persone mi dicono ma te sei uno che vede cose che non esistono, può darsi. Questo è lo Giuseppe Pemugì, lo conoscete, dopo due volte presidente dell'Uruguay. Quando compro qualcosa non la compro con i miei soldi, ma con il tempo della mia vita che è servito per guadagnarli. Quanto è importante il tempo. Questa è l'ultima. Io ho fatto questa analisi su di me, ho guardato quanto tempo della mia vita precedente in banca, io ero funzionario a 31 anni, ho creduto in quel modello, a 40 anni sono venuto via. Ho guardato dei miei 220 giorni lavorativi, quanti me ne servivano per alimentare il circuito vizioso in cui io ero incatenato praticamente. E questo articolo vi dico una cosa, l'ho scritto sul mio blog, sul Fatto Quotidiano, l'ha ripreso Pallante, ha avuto in Italia più di 2 milioni di letture, per dire quanto è sentito il tema. Queste sono le voci di spesa, i giorni che mi servivano per andare al bar, per mangiare fuori a pranzo, per comprare l'acqua, le vacanze, gli abiti, tutti belli fighetti, altro, consumi legati al mondo del lavoro. Cioè io per andare a lavorare spendevo questi soldi, spendevo questo tempo, 2/3 del mio tempo, per 15 anni. Io quando vedo questa torta mi dà ancora del coglione da solo, scusate la parola, l'inglesismo. Io ho finito, vi ringrazio, spero di essere stato nei tempi, scusate la velocità, ma questo è il mio blog, è l'ht.org, vuol dire low living, high thinking, lo trovate nel volantino, vivere basso, pensare alto. Parole di Thoreau, parole che sono anche nel mio libro, che lo trovate, e l'ultimo libro, se io mi finanzio con queste cose qua oggi, quindi se vi dico grazie in anticipo, a presto.